Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi attraverso l'esoterica pratica dell'unboxing. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché è giunto il momento di fare l'unboxing della Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3, una delle operazioni di cui è stata artefice Nintendo più scandalose di sempre. Non mi sembra vero potervi proporre uno spacchettamento del genere, sul serio, questa volta pensavo che non ci sarei riuscito, ma una volta tanto ci ha detto una bella botta di cubo e possiamo procedere nello scoprire insieme la Collector's del terzo Xenoblade, completando così il trittico di limited gigantesche e rispondendo alla domanda: ma ne è valsa veramente la pena tutta sta faticaccia per questa limited? Beh, prima di rispondere e di iniziare vi invito come al solito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate tutti quanti in descrizione e c'è anche il Porion per supportare la creazione di questi video nerd al 100%. Nerd e poracci. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Allora, direi che si può partire da una nota positiva. Oggi infatti non starò a ripetervi tutte le peripezie che ci sono state dietro l'ottenimento di questa Collector's venduta esclusivamente attraverso il My Nintendo Store, ma vi ricordo solo due elementi che ci torneranno utili nel giudizio finale. La Collector's arriva con 3 mesi di ritardo rispetto all'uscita ufficiale del gioco ed è stata resa disponibile esclusivamente senza Xenoblade al suo interno, al prezzo di 35 euro circa che, se sommati al prezzo di Xenoblade base, ci proiettano a una spesa complessiva simile se non addirittura superiore a quella delle altre due collectors. La nota positiva, l'unica di questa storia, è che il pacco è arrivato effettivamente nella data di uscita prevista da Nintendo, il 21 ottobre, e almeno nel mio caso non ci sono stati ulteriori ritardi. Il box esterno si presenta con delle dimensioni molto simili a quelle delle altre collectors, il che già mi fa tremare. Nintendo Europa è famosa per degli imballaggi tutt'altro che impeccabili. Preghiamo tutti santi, armiamoci di coltellino in modo non violento e andiamo a aprire il pacco. Ecco, questa è una situazione semplicemente scandalosa. Questo significa vendere un oggetto da collezione senza alcuna cura, spedendolo con un'approssimazione a dir poco inaccettabile. Non so se vi rendete conto, ma questa è una confezione di cartone che è stata spedita in una scatola esattamente delle sue dimensioni, senza uno straccio di imballaggio a proteggere eventuali e inevitabili urti. A me è andata abbastanza bene, altra botta di cubo, e gli angoli sono intatti e in generale la confezione non presenta alcuna avvinatura, se non qualche imperfezione visibile solo contro luce. Immagino però che non tutti abbiano avuto la stessa fortuna, e posso solo immaginare la frustrazione di ritrovarsi un oggetto del genere danneggiato a causa della noncuranza di Nintendo stessa. Sul serio, non ho parole. Tralasciando quest'ennesimo scivolone, partiamo con l'analizzare la confezione esterna. Un artwork super elegante su sfondo bianco che per la prima volta nella storia di queste edizioni mette in risalto assoluto l'intero cast di protagonisti. Una scelta che apprezzo molto di più rispetto al minimalismo della Definitive Edition e il bicromatismo esagerato e un po' pacchiano, anche se contestuale, di Xeno 2. A livello di dimensioni abbiamo una Collector's molto più simile al secondo capitolo. Abbiamo praticamente lo stesso form factor, mentre il primo Xeno si distanzia di netto perché al suo interno doveva ospitare il vinile, un extra che sballava completamente le proporzioni del box. Ringrazio di cuore i designer del packaging per aver finalmente abbandonato le sovraccopertine svolazzanti che rilegavano all'esterno parte dell'artwork. L'idea è carina, ma risultano di una scomodità assurda e sempre poco aderenti alle confezioni di gioco. Tornando a questa Collector's, non abbiamo nulla di particolare da segnalare sui lati, ma dietro abbiamo una piacevolissima sorpresa. Un disegno a mano di uno dei paesaggi iconici del mondo di gioco, con i 6 protagonisti immersi in questo panorama mozzafiato. Sembra quasi un quadro e ancora una volta lo preferisco nettamente alle scelte stilizzate adottate in precedenza. Anche perché guardo questo paesaggio e subito visualizzo il mondo sconfinato che caratterizza tutta la serie. Abbiamo detto comunque che le dimensioni ricordano la Collector's di Xeno 2, ma l'impostazione
versione è in realtà molto più simile al primo gioco. Nel senso, la confezione si apre rimuovendo la parte superiore e siamo subito accolti da una doppia nicchia contenente steelbook e confezione del gioco, che ovviamente non c'è. Scusate, datemi solo un attimo. Oh, ecco, queste sono soddisfazioni. Vedete, la Definitive Edition seguiva proprio questo schema, che come andremo a vedere si ripeterà anche nei contenuti aggiuntivi, dove bisognava aprire un doppio fondo per accedere all'artbook. Sono contento che sia stata abbandonata la soluzione vista in Xeno 2 e nella Limited di Astral Chain, quella di un'apertura a cassetto, sicuramente più caratteristica, ma molto più scomoda. Spendiamo ora due parole sulla steelbook. Per me è sempre un po' un'occasione sprecata quando sulle custodie speciali viene ripetuto lo stesso artwork del box esterno, ma per questa volta mi accontento. Trovo l'immagine estremamente accattivante, forse anche perché conservo ancora un ricordo freschissimo di Xeno 3 e dei suoi personaggi. Sul retro invece abbiamo un simbolo che chi ha giocato anche solo le prime battute dell'avventura riconoscerà senza problemi, mentre all'interno un doppio close-up a 2 Ouroboros, ed è giusto iniziare a dare un po' di spazio all'elemento cardine del gameplay del capitolo conclusivo. A questo punto non ci rimane che alzare il doppio fondo e scoprire l'artbook. Ora, sarà che qui è tutto più compatto, ma al primo impatto questo librone mi ha sorpreso in dimensioni. In realtà si tratta dello stesso identico formato proposto anche con le due collectors precedenti, sia in termini di dimensioni che di pagine totali, e sono strafelice che sia stato scelto di adottare una continuità grafica e di impaginazione tra i tre artbook. Così si ha veramente la sensazione che questa Limited sia la fine di un percorso, ed effettivamente Xenoblade Chronicles 3 è proprio la risultante di due giochi in apparenza solo molto diversi tra di loro. Anche in questo caso l'artbook è un vero piacere da sfogliare, un tomo bello massiccio che rende giustizia all'incredibile lavoro svolto dai grafici di Monolith Soft, che non solo hanno saputo creare un'identità visiva inconfondibile, ma che nonostante tutto, pur mantenendo dei tratti caratteristici, hanno saputo differenziare di netto i tre episodi. Ci sono poi due chicche che ho apprezzato particolarmente. La prima è la scelta della copertina, che giocando con il retro rimanda nuovamente al tema del dualismo che attraversa tutta la narrativa dell'avventura. E poi c'è una cosa che ho sempre odiato di questi book, il pericolo spoiler. Questa volta si sono inventati una soluzione molto intelligente, perché la sezione finale è contrassegnata proprio come spoiler e chi deve godersi ancora l'avventura può evitare di rovinarsi alcuni dei momenti salienti con degli artwork relativi alle fasi avanzate di gioco. E credetemi, gli ho dato una sbirciatina, se non avete ancora giocato a Xeno 3 lasciate perdere. Poi vabbè, il fatto che la Collectors arrivi con 3 mesi di ritardo disinnesca in realtà il pericolo spoiler, ma spero che questa diventi una soluzione standard per il settore degli artbook compresi dentro le edizioni limitate. Tirando le somme, a livello contenutistico non abbiamo tanto, ma un artbook del genere, per me che sono appassionato del lavoro dietro agli art style, da solo vale il prezzo della Collectors. Inoltre, a livello grafico e di eleganza, se mi passate il termine, per me si tratta della più riuscita delle tre, e ho apprezzato particolarmente lo sforzo di proporre qualcosa in continuità con gli esperimenti passati, che sapesse però concedersi dei guizzi di personalità. Sono dettagli che apprezzeranno solo i super fan della serie, ma in fondo a chi è rivolta questa Collectors? A chi adora Xenoblade? Non certo, a chi compra un oggetto solo per rivenderlo a 10 volte tanto il prezzo, no? Sono quindi contento del mio acquisto, e per me si tratta di una Collectors sostanziosa e con stile da vendere. Ciò non toglie che Nintendo ha gestito in modo pessimo tutta la questione e ancora una volta ha dimostrato di avere pochissimo rispetto nei confronti della sua utenza. Nonostante su ogni suo prodotto sia appiccicato in bella vista un bollino di garanzia di qualità, non c'è nulla di virtuoso nel non riuscire a vendere una Collectors ai propri fan, e ancor peggio è scegliere di spedirla in condizioni inaccettabili. Nel mio piccolo, per quanto possibile, cercherò di limitare gli acquisti sul My Nintendo Store, rivolgendomi principalmente a rivenditori esterni, anche se questo significherà rinunciare a dei bonus pre-order esclusivi. E questo, penso, sia tutto quello che avevo da dirvi su questa Limited o Collectors. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino in fondo e lasciatemi dire che spero due cose. La prima è che questo unboxing vi sia tornato utile. So che in molti non sono riusciti a prendere la Collectors, e magari grazie a questo video sono riuscito a trasmettervi
almeno un briciolo, una piccola parte della mia emozione nel ritrovarmela tra le mani. La seconda cosa è che magari, grazie al gruppo delle offerte poracce e alle segnalazioni, siate riusciti anche voi a prendere questa Collectors. Nel caso, sarei super felice. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti perché voglio sapere a voi com'è andata con questa Limited di Xeno 3, se siete riusciti a prenderla, se vi è arrivata, se vi è arrivata integra, insomma, ci sono veramente troppe variabili e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Buon weekend! Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Collectors, Michele Xeno, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ce l'abbiamo fatta! Grazie a tutti, ma soprattutto grazie al